Eccoci qua, buongiorno Toliner, ben ritrovati, benvenuti a questa nuova puntata della Rassegna Stramba del venerdì con il nostro mitico Tommaso Nencioni, buongiorno Tommaso, benvenuto. Allora, eh, era, litigavamo già io e Tommaso perché lui diceva non c'è un cazzo oggi sui giornali, invece secondo me oggi un po' di cosine ci sono, vediamo un po' alla fine il, la voi l'ardua sente, sentenza. Eh, non so se si vincono dalle prime pagine, forse no. Aspetta, che però qui devo mettere così se non faccio casino. No, ok, questo non c'è. Ok, tagliamo così. Allora il giornale. Prima, ah, altra cosa che invece mi interesserebbe anche sapere cosa ne pensi. Ieri sera ho intervistato Alessandro, il Volpi lo pubblicheremo penso oggi pomeriggio alle 18.30, che era un po' diciamo un approfondimento sul pippone mio di ieri che parlava partendo da... Eh, questione Tod's Saras, facevamo un po' alcune riflessioni sul capitalismo italiano eh, e ci abbiamo messo un pochino dentro anche questa questione qua che tra l'altro appunto ne parlavo l'altro giorno anche con il nostro amico Lorenzo Battisti che è da un po' che non torna sotto quindi a breve troveremo il modo di farlo venire a dire qualcosa perché appunto è in ballo diciamo, la faida interna a Confindustria eh, lettere anonime e denunce dossier a veleno in Confindustria la corsa per la presidenza degli industriali finisce in tribunale. Eh, gli unici altri che ne parlano e ne parlano in un modo bellissimo eh, sono quelli del foglio, che quindi diciamo, ovviamente, il foglio è sempre utilissimo perché. La realtà è proprio sempre il contrario, cioè non ne beccano mai una, nemmeno per sbaglio. In confronto, Fassino è uno attendibile, ecco uno. Eh, sorpresa, la competizione in Confindustria è vera, non è soporifera e riflette una grande trasformazione dell'Italia. Astenersi dai dossieraggi, che un pochino hanno ragione, in effetti, tutte queste cose qua è vera. Uh, non è soporifica soporifera e riflette una grande trasformazione dell'Italia. Ma in che senso questo? Lo dico proprio a dirlo che, um, brevemente, poi appunto lo, stasera potete sentirlo dire meglio più, in modo più approfondito dal Volpi. Sostanzialmente diciamo: i, i grandi ormai di Confindustria se ne sbattono il cazzo. Cioè perché i grandi ex imprenditori ormai fanno cassa e vanno da tutt'altra parte, a, appunto a giocare alla finanza. La, quindi l'impresa al grande capitalismo italiano è morta, è finita, non esiste più, non c'è proprio nessuna traccia. ci sono solo eh, Basta vedere i listini, ci sono eh, tre banche, le controllate, le partecipate statali e basta, il resto è proprio robetta, no? Robettina. E, e quindi diciamo, Confindustria ora è diventato effettivamente una gara vera e non soporifera, perché è una gara... Tra morti di fame, sostanzialmente, poi no, morti di fame ovviamente, non come me, come il Nencio, come voi che ci ascoltate, che sarete forse ancora più morti di fame di me del Nencio, anche se ce ne vuole, ma ehm, cioè, nel senso, eh, la, eh, proprio tra, tra rubetta insomma, diciamo, impiegati del grande capitale transnazionale che cercano un po', fanno un po' tipo dei quadri operai, ecco, sostanzialmente, eh, con un po' pagati benino Ecco, però, sono pagati molto meglio alcuni avvocati. Eh, che non appunto i nostri imprenditori, quelli che stanno concorrendo per, uh, per Confindustria che magari insomma un pochino se la rifanno evadendo un po' di tasse come tra l'altro fanno i grandi in modo più sistematico e quindi la, la faida è vera perché ci sono questi gruppetti qua che si fanno la guerra per avere un po' un, posto, un riconoscimento istituzionale eh, attraverso il quale diciamo far trattative portare a casa un po' di prebende un po' di affari un po' di robe quindi Confindustria è proprio un'associazione completamente parassitaria cioè noi ci, giustamente ci lamentiamo del sindacato no? per cosa è diventato per, no, no, la, proprio l'incapacità conflittuale il fatto di mettere davanti diciamo, i suoi interessi di burocrazia che si deve autosostenere rispetto diciamo all'organizzazione del conflitto vero e proprio e è, è assolutamente così, è, è evidente eh, però lo stesso vale anche per gli imprenditori, no? E questa cosa è interessante eh, perché quindi tutta la mitologia, anche noi si fanno spesso i meme con Confindustria eccetera tutta la mitologia sul potere di Confindustria come ci diceva, forse sarebbe carino richiamare Giorgio Meletti su questo perché lui diciamo un po' eh, ci ha visto lungo in questo, tutta la mitologia su Confindustria ah l'ha detto Confindustria, ma dove? Confindustria non conta un cazzo. Confindustria non conta una sega, niente. Bonomi non conta una sega niente. Non ha mai contato una sega niente. Vedo uh, Nencio scuote la testa, poi ci dirà la sua. Questa ovviamente è proprio mia personale, eh. non è che una cosa di cui abbiamo dibattuto tra otto linee, e, e quindi diciamo, è, è la faida, diciamo, anche tutto questo interesse sulle faide, questo ruolo di Confindustria, secondo me è un po' fuori fuoco, nel senso che dà importanza a una roba che poi importanza non ce n'ha più di tanto se non proprio per i diretti interessati. Comunque il capitalismo che conta in Italia, che ormai è pochissimo, eccetera, con Confiducia ci incasta un cazzo, ecco, cioè nel senso che Confindustria ci stanno un po' eh, i raccattati. Ecco. E... e questo è interessante perché secondo me è proprio, diciamo, um, uh, come dire, simboleggia eh, la perdita di ruolo dei corpi intermedi in generale. Proprio come strumento di eh, governance della società, di governo della società. I corpi intermedi non contano più una sega, cioè, che siano dei lavoratori, che siano degli imprenditori, che siano di, di qualsiasi genere, è proprio la, il corpo intermedio come strumento di mediazione tra l'istituzione e il mondo vivo, no? che proprio è venuta meno, compreso quello eh, di Confindustria. Poi appunto, da, 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 va, vai, entriamo subito, scazziamoci subito a diritto, esatto. vai, vai, parti da lì, per la prima parte io sono d'accordo, e tant'è vero, io per, quel, per quello che ho letto io, insomma, è appunto all'interno della Confindustria, si riproducono le stesse dinamiche che c'è cioè nel campo politico, cioè è una guerra per, per bande appunto come dicevi, per arraffare potere istituzionale però quello che suggeriva il titolo del foglio io ho letto solo il titolo ammetto è che lì dentro c'è un, un duello fra prospettive diverse e di sviluppo del paese questo non è questo non è vero eh, è cioè, perché sembra no, no, il dibattito che c'era negli anni 70 all'interno di confindustria fra settori avanzati che erano interessati a, 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 un, a un maggior dialogo con il movimento operaio e il settore arretrato. Insomma, quello, eh, quella no, era una differenza. Quello, eh, lo, lo scontro è vero, ma è uno scontro vero per, per arraffare quel poco, quel poco che c'è e sono convinto anch'io che, 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 dai tempi in cui Marchionne abbandonò Confindustria, no, che, che, che la Confindustria non è più eh, eh, espressione eh, viva. Di interessi che a loro volta non sono più espressione viva di nulla, fra l'altro, però comunque sia. Eh, dopo, però ecco, invece che non, con, però che non conti nulla che anche a quelli lì non sia utile, io su, su questo invece sono un po' meno d'accordo, perché eh, comunque sia, nei momenti invece in cui il mondo imprenditoriale, anche quello grande, io voglio dire che, che è sotto attacco, perché sotto attacco è, è 40 anni che non è, però quando. Cioè, quando si alleggia un minimo diciamo, di dialettica in Italia che investe anche criticamente il ruolo di quel mondo lì, questi si inzaldano basta vedere il ruolo che ha avuto Bonomi nell'affossare nell il governo Conte dopo e anche durante per esempio il lockdown negli attacchi continui che gli faceva per il blocco dei licenziamenti per, anche per far stare chiuse le fabbriche non, non essenziali quindi è è l'atteggiamento dei grandi, mi sembra a me, eh, che i grandi poi a loro volta controllano la stampa, che a loro volta se vogliono danno peso a Bonomi, se, se non vogliono invece non ce lo fanno neanche sentire, è che è un, un balocco che non gli serve, però ogni tanto eh, eh, gli torna comodo e quando gli torna comodo eh, avere lì il presidente di Confindustria su tutti i giornali, su tutte le televisioni, che ti attacca un governo un giorno sì, o un giorno anche non è una cosina da tutto sommato da poco però e questo in qualche maniera però conferma quello che dicevi te cioè che quella è una scatola vuota di interessi predatori che non ha nulla a che vedere no, con quello che si muove il paese e che i piccoli ci fanno palocchi per arraffarsi un po' di potere e poi quando fa comodo arrivano, arrivano grandi e se ne servono però per quel quando questo succede, ancora eh, avere il bollino di Confindustria che detta linea su una cosa ha eh, un peso. Ecco. Sono perfettamente d'accordo. No, 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 hai, hai fatto una precisazione con cui concordo al 100%. Eh. Nella mia foga retorica, insomma, avevo, <ride> ho, ho, ho questo pezzettino qua invece è molto, molto azzeccato. Libero. Qualcosa sta cambiando. Ora gli sbarchi calano. Nel 2024, arrivi diminuiti del 41%. Meloni chiede più impegni ai suoi. Facciamo come a Caivano Adesso andiamo tutti in Libia e Tunisia. Io di questa roba qui degli sbarchi devo dire che non ci capisco assolutamente un cazzo, non so niente. Quindi, non Penso posso. Penso dipenda po da, dal tempo e, ness e nessun governo ci possa fare qualcosa. Eh, no, no, <ride> proprio non ne ho idea, È un tema veramente su cui sono veramente sprovveduto. Elkan deve spiegare per i PM sono fa per i PM sono false le firme di Marella, si è provato cambia l'asse ereditario, indagini nei paradisi fiscali, intanto Stellantis fa il pieno di utili e chiede la cassa integrazione, questa cosa qua di Stellantis è l'altra cosa abbastanza, cioè ancora più, inter più interessante, diciamo la cosa di Confidust è interessante perché ci ha permesso insomma di fare questa uh, riflessione, però poi insomma che vince vince ci importa abbastanza una sega, non c'è appunto nessuna differenza diciamo programmatica eh, invece questa cosa qua di, di del de de de, uh, di Stellantis no vabbè anche lì uh, più, più, più per capire come funziona insomma la guerra di propaganda perché eh, diciamo appunto c'è questa cosa qua di cui abbiamo parlato anche rapidamente ieri che è molto divertente poi appunto eh, magari una volta facciamo una, una, un approfondimento proprio in chiave di gossip no perché è proprio è una è succession la serie che ci sta capitando davanti agli occhi è molto divertente cioè si odiano si ammazzano proprio lo schifo dell'umanità Proprio la feccia dell'umanità che proprio si sbrana no, tra parenti, mamma, figlio, ne frega un cazzo, non esiste niente proprio. Morti, e... morti, eh? morti, morti, e mezzo eh, eh, vanno a che vanno morti, 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 giovedì la Guardia di Finanza ha perquisito la casa del Presidente Stellantis, l'abbiamo detto appunto più o di ieri, eh, ordine della Procura, insomma eseguito dalla Guardia di Finanza giovedì e c'è appunto tutta staccherelle su eh, l'eredità eh, di Gianni che appunto era andata eh, tutta, cioè avevano dato il ben servito alla moglie di Gianni e avevano dato, spartito l'eredità eh, tra i figli ora la moglie di Gianni dice no eh, eh, mi hanno inculato in qualche modo, no perché pensa che la Fiat sostanzialmente fosse un po' decolta invece il gruppo Exor finanziarizzandosi invece diciamo è diventata una cassaforte molto più grossa di quella che era Fiat quando l'hanno ereditata da questo punto di vista John Elkan è stato un ottimo imprendi no, imprenditore no perché l'impresa c'è un ottimo rentier eh, finanziario che ha saputo assolutamente giocare le sue carte di fronte a tutto questo e tutte le cose che ci siamo detti nei giorni scorsi, eh, quindi cassa integrazione, disinvestimenti, bla 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 bla, bla eh, però ecco, eh, ovviamente, come, come abbiamo detto. Eh, Exor un parte di quei soldi è servita anche a comprarsi un po' di giornali e quindi abbiamo la propaganda su un paio di giornali no? di come eh, l'immagine proprio plastica no? di come reagisce la stampa della sinistra delle ZTL No, a, ai dati concreti quindi su la stampa questo tutto quello che sta succedendo diventa stellantis utili record e bonus ai lavoratori tavares stabilimenti italiani al sicuro e poi su repubblica idem insomma poi praticamente penso, su queste cose qua li seguono eh, le stesse cioè, cioè li mandano dell'agenzia e l'ufficio stampa di stellantis e poi loro si devono un po' adeguare stellantis tavares la sicura nessun stabilimento a rischio Ecco questo è un po' per sottolineare questa uh, cosa importante dal punto di vista dell'informazione italiana Perché appunto plateale e post, post verità a go, -go. Eh, Poi Corriere della Sera prima pagina Maggioranza è alta tensione Scontro sul terzo mandato Fratelli d'Italia alla Lega sia sì all'alternanza Zaia non è eterno uh, Io quasi morto Oh Uh, uh, Parzi, questa non ha... Io quasi morto, vedevo le anime in un fiume nero, poi sono risalito. e Parzi è diventato pure anche proprio stregone, tipo le profezie di Celestino. Oh, ti... eh, va bene, va bene, è un'ottima ottimo... un escalation. Eh, P... eh, e poi invece l'altra cosa importante è appunto Pill in calo. Buco da 10 miliardi, qui appunto sembra quasi che il PIL in calo sia quello italiano che è in calo, ma cioè le proiezioni del PIL, della crescita del PIL per il 2024, in realtà diciamo è, eh, è tutta l'eurozona, no? lo dice bene invece diciamo, un giornale un po' meno eh, propagandistico appunto da, a proposito di Confindustria. No? Eh, eh, il Sole 24 ore che appunto riporta frena l'economia europea. Euro, europea Europea PIL eh, 2024 tagliato allo 0,8. Eh, no, qui sono le rottamazioni dove era? Non mi fa ancora Economia europea infrenata, crescita ridotta più 0,8%. La previsione della Commissione stime riviste a ribasso. Pesano debolezza tedesca e politica monetaria, inflazione in calo con il target del 2% apportata nel 2025, ma la Lagarde rimane prudente, quindi insomma le proiezioni 2025, come dire, cioè queste che fanno ora: intanto era uno, doveva essere 1,4 e 0,8, da 1,4 diciamo non è che è una crescita, eh. 1,4 è stagnazione un pochino. Uh, gestibile diciamo no, invece è comunque iperottimista, quindi basta palla alla, manda alla palla più avanti. No, oh, ma nel 2000 è come i marxisti, quelli no millenaristi, no? no? Ma nel 3783 poi si farà la rivoluzione e ci sarà il comunismo. cioè, nel Perché ti stai a votando, coglione ora? È inevitabile. E Poi invece, sempre su questa roba qua è importante diciamo il, il legame tra questi due aspetti quindi eurozona in crisi senza nessuna possibilità diciamo in qualche modo di reazione l'unica possibilità di reazione che si vede davvero è l'industria delle armi tra l'altro che appunto è fuori dal patto eh, di stabilità eh, come non ho capito ancora bene penso nemmeno loro in quale forma anche diciamo eh, le garanzie al grande capitale finanziario per il discorso della transizione ecologica che è proprio impostato soltanto in chiave come dice la Gabor sempre, no, di de-risking, quindi di assicurare alla finanza che può investire tutto quel cazzo che gli pare in transizione ecologica e gli stati si fanno carico di, garantir, di garantirgli la rendita finanziaria, cosa che sostanzialmente mh, poi non funziona, ecco, cioè, ne, funziona nel senso che eh, la finanza si vede garantiti eh, eh, le rendite, ma poi la transizione ecologica sostanzialmente non avviene, siamo in mega ritardo, a differenza della Cina dove invece il modello è, no, io la transizione ecologica la faccio io Stato, No, do i mezzi, di, diciamo, i presupposti per la produzione eh, per liberare le forze produttive in quella direzione lì, poi c'è la concorrenza, vi fate a botte nel, nel mercato degli auto dell'auto elettrica cinese sta succedendo di tutto cioè aziende proprio che da 0 a uh, 5 miliardi di capitalizzazione 10 miliardi di capitalizzazione in giro di due mesi e poi boh, scoppiano perché i cinesi ragionano così bello il mercato vai fatevi la concorrenza e ammazzatevi il più forte vince intanto io come Stato però garantisco che i miei obiettivi politici vengono eh, perseguiti un po' indietro invece ancora sono ancora anche in Cina sulla tutela dei lavoratori che in questo giochino qua diciamo eh, vengano abbastanza sballottati insomma e non è, no, non è tutto no, questo per dire non è ovviamente tutto eh, rose e fiori diciamo le distruzioni creatrici del capitale sono molto violente e è molto complicato diciamo che non far risentire questa violenza sulle pe sulla pelle eh, dei lavoratori diretti però appunto eh, su questa questione qua questo dualismo europeo crisi però eh, eh, voglia di armarsi eh, eccetera, torna eh, il manifesto. Che scrive torniamo a bomba, il mondo si riarma a passi forzati. Il segretario della Nato Stoltenberg preme l'acceleratore, l'Europa è nel pieno della corsa in difesa dell'Ucraina, la Germania si avvia verso l'economia di guerra e apre il dibattito sull'atomica. La pace resta fuori dai discorsi. Stessa cosa che poi riportata qua, mi sembra qua detto proprio bene: mi piace proprio il titolo, insomma, esemplificativo eh, fondo di Domenico Galli sul fatto quotidiano che dice il, il maccartismo europeo sogna 20%. Anni di guerra, che appunto insomma riassume un po' questo dualismo e poi e poi. Via. Ah, e poi l'altra cosa. Ah, no, no, eh, non, non c'è nessuna prima pagina, no, c'era appunto la questione che anticipava eh, eh, Tommaso sulla diatriba, eh, lo Scozzo, diciamo la concorrenza pd eh, conte eh, eh, perché Conte ha incontrato direttamente Landini senza lashline e i piddini sono un po' gelosi però ora Michete do la parola al mitico Tommy Nencios. vai sì, euh, allora per quanto riguarda le questioni italiane c'è un po' di roba sparsa la, la, la divertente forse si può partire da lì è senza dubbio quella della saga della famiglia Elkan. Eh, il Fatto Quotidiano apre su questo e poi a pagina 2 c'è il resoconto della, della giornata di, di ieri in cui c'è stata questa restituzione della finanza la, la, poi dopo si perde, cioè, no, perde l'articolo si addentra proprio nei tecnicismi di che cosa è successo della nonna che siccome stava male rientrò dalla Svizzera dove era andata a non pagare le tasse rientrò in Italia siccome c'è stata più di 183 giorni però Stetas doveva pagare, quindi ci è proprio spiegata anche la vicenda della saga familiare dal punto di vista tecnico. Però, eh, eh, Quella lì, cosa vi... lì è importante perché. Uh, la legge italiana rispetto alla legge svizzera è diversa dal punto di vista di poter uh, ri, uh, rivedere gli accordi che sono diciamo, uh, stati cioè, diciamo in Svizzera so sono consolidati insomma non potresti più agire su quella uh, spartizione dell'eredità uh, dell mentre in Italia sì e allora c'è questa cosa qua che fino ad ora stava in Svizzera perché così un pagava le tasse no? Eh, invece ora da morta stava in Italia perché così il Marella può andare a rompe coglioni eh, no però c'è stata anche da moribonda a parte da morta quanto ho capito io sì no però e il problema è stato quello sta, c'è stata da moribonda però fino al, dice, era dichiarato che stava in Svizzera ah, cioè, sì, sì, eh, sì, sì, eh, sì. ora che è morta invece non stava più non, non dichiarano non più che stava in Svizzera stava in Italia eh, se onda di cambi residenza da morto, ecco, yeah, è esatto. una nuova un servizio del de, 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 de comune. Però insomma, ci sono anche retroscene abbastanza inquietanti, ma l'inizio in generale dice: dice Tanto di, di, di Marco Grasso da Torino dice eh, non solo fiduciarie. Eh, not, Notai di fiducia e casseforti. La Guardia di Finanza, a caccia dei conti offshore della famiglia, ha perquisito anche la casa di John Elkan, dove si è presentata sul mandato della Procura di Torino per acquisire supporti informatici, personal computer, computer portatili, hard disk e altre apparecchiature adatte alla conservazione di dati. La perquisizione è stata estesa anche alle segretarie personali di Elkan, Paola Montaldo e Tiziana Russi. Alla ricerca di messaggi di testo, posta elettronica, file di interesse investigativo e altre tracce comunque pertinenti al reato. È una prima volta assoluta per un Agnelli. E poi qui comincia la parte divertente. Sono le prime ore del mattino di giovedì scorso, quando gli uomini del nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino bussano alla porta della residenza di Elcan. Siamo sulle alture di Torino, di fronte a Villa Frescott, residenza storica degli Agnelli. Qui, pochi anni fa, il presidente di Stellantis ha ristrutturato una cascina circondata da ettari di giardino, una tenuta composta da varie dependanze, che ospita un complesso dotato di eliporto, piscina coperta, campi da tennis e da calcetto. Nelle stesse ore, i militari si presentano in altri luoghi nevralgici della dinastia, tutti nel centro di Torino, acquisendo in alcuni casi telefoni cellulari. Lo studio del consulente fiscale di famiglia Gianluca Ferrero, che è quello che hanno messo appunto al presidente della Juventus. Dove hanno sede la, la cassaforte dicembre con in pancia le quote di Stellanti e Segedi, quello di cui parlavi prima te, e il domicilio fiscale. Il notaio svizzero Urs von Grunigen, esecutore testamentario di Marella Agnelli, le sedi di P. Fiduciaria SRL, Simon Fiduciaria Spa e Sofegi Fiduciaria Spa. Gli studi dei notai Remo Morone e Pene Vidari Tardivo giunifero di Cor... di Corteranzo Pene si chiama questo qui ah. il PM Marco Gianoglio Mario Bendoni e Giulio Marchetti cercano contratti, scritture, noti e accordi corrispondenza cartacea ed elettronica che aiuti a ricostruire il patrimonio di Marella Caracciolo moglie di Gianni Agnelli e nonna di Elcan a quest'ultimo Contestano una frode fiscale in concorso con Ferrero e von Grunigen. Insieme avrebbero ingannato il fisco tenendo in piedi un disegno preordinato per simulare la residenza estera fittizia della nonna. In particolare, Elkan avrebbe rafforzato gli interessi criminosi e questa è una cosa un po' inquietante, assumendo ma in realtà in continuità con la famiglia, con la storia della famiglia, alle proprie dipendenze presso FCA Security e Stellantis Europa Spa. Dietro suggerimento di Ferrero assistenti e collaboratori che negli anni hanno prestato servizio per Marella eh, nonché figurando quale conduttore di vari immobili di cui la Calaccio lo deteneva l'uso allo scopo di avvalorare la residenza fittiziamente stabilita in Svizzera. E qui poi dopo spiega, spiega la cosa, però insomma, questa è la, 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 la cronaca un po' della giornata di ieri, che come dicevi giustamente te, eh, negli altri, ne, ne, nella maggior parte dei giornali, specialmente quelli della famiglia, non, assolutamente, non ci si trova, ci si trova molto più ehm, edulcorata. Uh, altre cose di interno Bellina è questa questione, passando più alla politica politica, che la Meloni ha fatto un po' quello che fece Veltroni: cioè um, per non farsi rompere le scatole dalle listarelle concorrenti a destra, tipo quella di, di, di eventuale di Cateno De Luca o una magari ipotetica lista di tre attori incazzati, oppure quell'altra del sindaco di Terni. Uh, Pagina 2 del Corriere ha fatto una legge non per alzare il quorum, ma per alzare il numero di firme necessarie per gli europei. E, che già è un pro... la raccolta delle firme per gli europei, per, un, per una forza politica che non ha apparentamenti all'interno del Parlamento uscente, è già molto difficile, e ora questo le vuole. Uh, Lavolo alzare di più, i radicali ovviamente si incalzano, ma non mi sembra che i radicali si siano incalzati quando Veltroni invece fece quella porcata di mettere lo sbarramento al 3% in un'elezione per il Parlamento europeo che è totalmente proporzionale, eh, e quindi non si capisce perché ci debba essere eh, questo sbarramento. Veltroni lo fece per cannibalizzare no? un po' di, di voti di, di sinistra per farli avere al PD la Meloni è talmente antidemocratica che cerca di fare qualcosa di simile a quello che aveva fatto Veltron che effettivamente non è diciamo un una, come si può dire, una garanzia di democrazia, anzi, tutt'altro. Più, apre... più che altro fosse la Melone, più che altro, Bertone è una garanzia di sfiga, quindi fosse la Meloni. Eh, esatto. no, scusa, una piccola comunicazione di servizio: ho fatto casino. Avviare le live su YouTube. Siete su due video distinti, entrambi con o la copertina o il titolo sbagliato, eccetera. Comunque, insomma, il contenuto che state vedendo è quello, è quello giusto, <ride> è quello vero. E più in generale di queste questioni interne alla destra, se ne occupa il mio idolo, sempre sul Corriere della Sera, pagina 6, però secondo me ancora una volta ci dà, può dare una lettura. Di Massimo Franco, è il primato del Nord che fa litigare la maggioranza, lui sostiene appunto, si legge all'inizio che in tutte queste fibrillazioni ci sono soprattutto le questioni delle. Delle regioni del nord dove finora la Lega faceva e disponeva all'interno dell'alleanza di centrodestra, ora però sta perdendo consenze anche al nord a favore di fratelli d'Italia, e quindi le tensioni sono, sono forti. Dice Massimo Franco: lo scontro tra Fratelli d'Italia e Lega sul terzo mandato non prevede soluzioni facili, soprattutto per Matteo Salvini. Che non vuole limiti per i governatori delle regioni. Il contrasto non è solo sulla ricandidatura di Luca Zaia in Veneto. La questione vera riguarda il riequilibrio dei rapporti di forza a destra e l'offensiva di Fratelli d'Italia nel nord leghista. Cristallizzare la situazione significherebbe ignorare il risultato delle politiche del 22 e dunque lasciare al Carroccio un peso proporzionale a percentuali di cinque anni fa, oggi smentite dall'elettorato. E quindi penso. Colga nel segno Massimo Franco, dopodiché pare eh, era Zamponi. Non mi ricordo chi che su Facebook faceva eh, questa, questa riflessione qui. Beh, finché c'era il proporzionale, no? e non c'era questa questione dei governatori o, o, o dei sindaci eletti direttamente, no, c'erano governatori o sindaci, specialmente sindaci che restavano sindaci 25-30 anni e nessuno faceva uno scandalo. Se c'è questo bisogno di limitare questi mandati è evidentemente perché si riconosce che questi hanno un potere esorbitante ma allora il problema non è il mandato il problema è il potere che hanno questi e quindi la questione non è di limitare i mandati la questione è di limitarne i poteri una volta che ne ha limitato i poteri se questi prendono voto anzi a me mi stanno un po' simpatici questi, questi, queste figure no, che, che, che continuano a governare per decenni io mi ricordo quando, quando stavo in Spagna nel 2005-2006 2005, 2005 c'era un sindaco comunista del paese, fare quello dove è l'aeroporto di Barcellona, che era sindaco dal 70 da, dalle prime elezioni comunali che aveva fatto Libere dopo, dopo la morte di Franco. Ma sono figure... Simpatiche. No, io devo anche. dire su questo non sono tanto d'accordo, secondo me invece è un po' come le quote rosa, cioè secondo me non dovrebbero esserci no? questi limiti qui, eh, diciamo, in un mondo ideale, nel mondo reale... Eh, però diciamo hai bisogno di una, un blocco diciamo anche proprio legislativo istituzionale sui mandati eccetera per incentivare quella cioè, perché lui deve essere espressione di, 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 un, di, di qualcosa che c'è sotto no? qualsiasi candidato deve essere sempre eh, espressione di qualcosa che c'è sotto insomma deve essere il rappresentante quello no, che viene riconosciuto come eh, quello che meglio rappresenta una maggioranza che se, però all'interno di un dibattito però siccome appunto eh, in mancanza di ciò forzarlo un po' come anche forzare un po' tramite legge la necessità che anche le donne comincino a fare politica che anche che ne so, eh, in Cina ad esempio, questo c'è, no? Le affirmative action in Cina ci sono, per esempio, principalmente per le minoranze etniche, no? Che sono minuscole, fagocitate totalmente dalla maggioranza Han, che è il 90% e mi rendo tipo 6%, cioè una roba schiacciante. Allora, eh, c'è un po' queste cose qua. Le affirmative action, secondo me, sono il riconoscimento realistico. Di una eh, um, un problema, cioè. sì, capito di un problema. Che dici: non è la soluzione migliore. Vediamo un attimo se si riesce. Che, che hanno anche de, 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 degli aspetti negativi. Ovviamente tutte le affermative action hanno sempre anche aspetti negativi. Eh, a partire dal fatto che appunto si, si delimita un po' il campo e si, si, si limita anche no, l'esercizio democratico. Però è, è un atto di realismo, secondo me. Io su questo sono abbastanza sono abbastanza d'accordo che in questa fase qua diciamo, servono in realtà. Però comunque il problema di questo è che abbiano troppo sì, potere. Sì, però sì, però sì, 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 quello eh. mi sembra una riflessione più, ah. che, più che giusta. E due segnalazioni continuando con le questioni interne, c'è subito sotto a pagina 6, sempre come si vede, c'è la questione dell'incontro con, con, con Te Landini. Di, di, di Antonio Lavata che fa questa riflessione sulle gelosie del PD dice la scelta di mostrarsi in un rapporto privilegiato. Con Maurizio Landini, eh, le antenne di Giuseppe Conte sempre più sintonizzate con quelle della CGL, gli incontri tra i due che nascono segreti e poi diventano di pubblico dominio. E poi il tentativo di scavalcare a sinistra il PD come se fosse una cosa un'impresa ardua, diciamo, la voglia di mostrarsi mediaticamente più attivi di Edith su tutti i dossier che riguardano il lavoro, il colpo inferto al collateralismo, col mastice che storicamente lega sindacato e partito, che assomiglia sempre più alla debolissima colla per la carta che si usava in tempo alle scuole elementari. Si spiega tutto quasi con un appunto che nella pancia del Movimento 5 Stelle più di uno attribuisce alla mente di Rocco Casalino, tra l'altro possibile candidato agli europei, che negli ultimi giorni ha fissato le colonne d'Ercole della comunicazione stellata, Quello di cui parlare è quello su cui tacere, i punti su cui insistere è quello su cui soprassedere. Quindi c'è diciamo, questa svolta laburista, Disperata da Casalino, che andrebbe anche bene se non che il finale, che io penso sia una fantasia di rabate, però se è vero sarebbe inquietante. Eh, che chiude, chiude così. Nel taschino, comunque, vada a un jolly che si chiama Landini, riferito a, a Conte, e non fa mistero in privato di quello che molto presto potrebbe dire in pubblico, che lo pensi davvero o meno, che sia strategia o semplice tattica e cioè che se ci fosse un federatore possibile tra PD e Movimento 5 Stelle ecco andrebbe cercato al piano più nobile del sindacato di corso d'Italia questo mi sembrerebbe uno scenario da evitare perché Landini che fa il federatore tra Movimento 5 Stelle e PD non penso che sarebbe una buona notizia né per lui né per la CGL né per la federazione delle due partite eventualmente anche perché purtroppo quando i sindacalisti si mettono a fare questa roba qui spesso succede viene fuori robaccia come diceva, come diceva benigni ma detto questo questo è sicuramente una fantasia di, di lavare eh, un'ultima cosa ah no, poi, questo si segnala su Repubblica a pagina 3 un po' per fare contrastare c'è un'intervista a Lich Lane soprattutto sulla questione dell'autonomia differenziata però poi si allarga un po anche a tutte, anche a tutte le altre cose Mentre questa cosa invece è passata un po' in secondo piano. Quindi io sono andato a rifrescarla dal giornale perché mi sembrava fosse la fonte in questo caso, anche se poi a modo suo, è più attendibile sul giornale a pagina 8 perché ieri c'è stata la manifestazione dei trattori al circo massimo o di quello che resta di quel di quel movimento lì, che, però, sembrerebbe perlomeno in qualche maniera esaurito. Perché non mi fa rifare pagine? Ecco. Il flop al circo massimo dei trattori antigoverno. Solo 1500 persone e 10 trattori nel centro di Roma. I duri e puri insistono, ma il movimento perde pezzi. E eh, qui c'è la questione che eh, cioè, rappresentanza di categoria di, questa, de, de, di questo movimento in Italia sono al governo e quindi per quanto poi siano le rappresentanze, rappresentanze di categorie no? che, che se ne fregano allegramente de, de, degli interessi reali no? de, de, della subordinazione al mercato finanziario però certamente sono cose che contano un po' la stessa cosa che si diceva prima di Hoff Industria per quanto ci sia uno scarto fra la rappresentatività di queste uh, uh, associazioni di questi sindacati che poi sono sindacati e, 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 e i bisogni reali della gente che, che, che protesta il fatto che la burocrazia di questa gente qui sia al governo ha eh, un peso, no? E quindi è senz'altro a segnalare: l'articolo sì, Ovviamente perlomeno sulla di... capacità eh. di mobilitazione e organizzazione della eh. mobilitazione. No? E invece, appunto, per quanto riguarda le cose di estero, su giustamente eh, insomma fa, fa, facevi assegnamento. Fa, Mettevi accento te, forse per parlarne dal punto di vista diciamo, de, 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 dell'Occidente, del cosiddetto Occidente, c'è cioè l'articolo di fondo sul Corriere di, um, di, Taino, sì, di Danilo Taino, che poi uh, riparte a pagina 25, che dice sostanzialmente. Eh, le democrazie sono, sono figre, e per riprendersi, devono fare la pace in Medio Oriente per concentrarsi a fare la guerra sulla Russia e sulla Cina. E, e, che ha una visione un po': insomma, che, che, che ha una sua coscienza, no? nelle nostre opinioni pubbliche. Lui lo dice proprio palesemente, Quindi è sicuramente interessante partire. Da qui dice il nostro pigro fatalismo, crisi e guerre, l'inerzia dei sistemi democratici occidentali rischia di essere la quinta colonna degli autocrati e dei terroristi. Interessante perché proprio fa da contrattare all'articolo di Gallo che poi anch'io avevo preso sul, 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 fatto, sul fatto quotidiano. No? Certo, sempre leggere la propaganda suprematista che fa bene. Esatto, e dice... Il 2024, super anno elettorale con consultazioni che riguardano mezzo mondo, è iniziato con uno stop alle pretese delle, della più potente autocrazia. Lo scorso 13 gennaio Taiwan ha votato a nuovo presidente il candidato inviso a Pechino, nonostante le minacce del partito comunista cinese. La situazione nell'isola resta tesa, ma il dato di fatto è che le prime elezioni importanti dell'anno non sono andate come il gigante illiberale asiatico voleva. No, scusi. In, eh, eh, oh. Eh, oh. No, due, due robe, vabbè. Cioè, questa è veramente letteratura trash, per cui è importante, è anche divertente la... due cose che volevo sottolineare. No, vabbè, finiamo di lì. Poi io... vai avanti. No, 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 via, via. Superi... no, 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 perché magari, magari le affronta, affronta più avanti anche le altre. No, poi peggiora. Eh, no, 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 si, sì, si, sì, sì, Vai avanti, vai avanti. No, in Ucraina la situazione continua a essere drammatica, anche a causa della fiacchezza della democrazia americana a continuare negli aiuti e di quella europea a rifornire gli Ucraini delle armi di cui hanno bisogno. Si dimentica, però, che la Russia sta perdendo la battaglia del Mar Nero, dove Kiev ha aperto un corridoio di transito, che Mosca, non riesce a chiudere. L'attività dei porti di Odessa. Pivdenny e Chornomorsk, Chornomorsk, è quasi tornata ai livelli precedenti di invasione. Se l'inerzia politica non impedisse ai governi degli Stati Uniti e dell'Europa di cogliere fino in fondo l'urgenza della situazione, la prospettiva di una vittoria ucraina nel fermare l'aggressione russa sarebbero migliori. L'uscita dalla guerra nel Medio Oriente è molto complicata, ma la possibilità che dalla tragedia nasca un equilibrio più stabile non è irrealistica. L'obiettivo degli Stati Uniti, Qatar, Egitto e di parte della politica israeliana di raggiungere una tregua umanitaria è un primo passo per un obiettivo più rilevante. Nel corso della pausa dei combattimenti a Gaza, Israele potrebbe, nonostante oltre Netanyahu, muoversi nella direzione del congelamento degli insediamenti in Cisgiordania eh, e accettare di discutere della situazione dei due Stati. Eh, sì, in cambio del riconoscimento diplomatico da parte dell'Arabia Saudita di Muhammad bin Salaman, che ovviamente Muhammad bin Salaman è un noto esponente delle democrazie non pigre, diciamo, Il tutto sotto la protezione e la pressione di Washington. Israele continuerebbe per un certo periodo a garantirsi la difesa dalle minacce provenienti dalla striscia di Gaza, fino a quando non sarà chiaro il destino di quel che resta di Hamas, né a quel punto annullata politicamente, oltre che decimata militarmente. Lo sconfitto sarebbe l'Iran. Un percorso di pace e di un nuovo equilibrio in Medio Oriente, certamente difficilissimo, avrebbe effetti rilevanti a livello globale. Sarebbe la testimonianza che gli Stati Uniti, i quali cercano di disegnare il piano di pace, sono ancora l'unica potenza in grado di influenzare la regione e di non far esplodere un conflitto. Ridare fiducia nella possibilità di fermare gli aggressori che puntano a scardinare l'ordine mondiale basato sul diritto internazionale, a cominciare dalla Russia che in Ucraina sarebbe meno sicura di sé e spegnerebbe un po' gli ardori delle autocrazie. Eh, darebbe ai paesi del cosiddetto sud globale modo di considerare quali sono le forze che favoriscono la stabilità, che aiutano lo sviluppo, eh, se se ne accorgano. E probabilmente ridurrebbe le chance di successo di Trump, di Trump alle presidenziali di novembre. Poi la chiusa, la lunga situazione, e lascia il tempo che trova. Però questo eh, eh, siamo noi. Prego, prego. No, veramente molto molto bello, grazie. Penso che ci farò un pippone per lunedì perché vale, c'è tutto dentro. Allora, intanto due considerazioni sulle elezioni, no? Perché appunto eh, questa è una cosa, eh, tra l'altro ci volevo fare uno dei primi pipponi dell'anno, poi tra una sega e un'altra so, so, ho perso l'attimo fuggente, ma ci ritorniamo. Eh, intanto vabbè, oh, eh, si è votato anche in Indonesia e eh, la questione è... Cioè, insomma è spinosa e cercheremo di parlarvene con il nostro amico Giordana che è in Indonesia nei prossimi giorni no. però um, uh, un po di, di valutazioni eh, l'esatto ovviamente l'esatto contrario no, di quello eh, che, che, che dice Taino partendo da Taiwan Taiwan situazione elezioni è andate abbastanza bene nel senso che eh, eh, legislativo a maggioranza diciamo eh, unionisti no? e eh, eh, presidenza invece a maggioranza Indipendentisti no, non si può più dire, nessuno più parla di indipendenza, è proprio uscita, è solo nei, nei giornali occidentali. Eh, non esiste a Taiwan il dibattito sull'indipendenza di Taiwan, è proprio completamente scomparso perché, appunto, c'è questo equilibrio qua che va benissimo perché Taiwan mantiene la sua indipendenza, eccetera, eh, anche in termini elettorali, perché siccome sono a, si trovano a governare in una fase Complicata perché la guerra commerciale ingaggiata dagli Stati Uniti sta creando grossi problemi economici a Taiwan, che è appunto il primo mercato di sbocco dei suoi chip ovviamente è la Cina e tutte queste limitazioni qua eh, sono eh, pesanti per Taiwan, hanno ripercussioni pesanti su Taiwan e sulla Corea del Sud, altro paese che comincia a essere abbastanza incazzato con gli Stati Uniti e inoltre appunto tutta la retorica del reshoring, nearshoring eccetera, quindi dei grandi investimenti eh, per riportare la produzione di chip eh, tra Stati Uniti e vassalli insomma sono eh, visti da Taiwan come una minaccia enorme giustamente lo sono. E, quindi questo vabbè, è fantascienza. Eh, dire che appunto ha vinto l'anticina in uh, a Taiwan. È un'analisi un completamente fuori fuoco. Eh, Tant'è che i giorni successivi, nemmeno, i diciamo, filo, uh, gli, antici, gli sinofobi di professione, insomma, eh, lo, lo dicevano. E poi sono. La, la cosa interessante è che, diciamo, invece eh, diciamo che ha rapporti un po' più solidi con l'Occidente, sta prendendo schiaffi un po' ovunque perché ci sono state eh, ci dovevano essere a febbraio le elezioni in Senegal, sono state rimandate da un anno perché appunto un golpe di Macky Sall che è eh, presidente del Senegal completamente privo di eh, sostegno popolare al contrario del suo oppositore che lui ha messo in galera e poi ha messo in galera anche tutti gli altri perché eh, che è eh, Sonko eh, e, e quindi ha dovuto proprio rimandare le elezioni sospendere le elezioni, come hanno dovuto appunto eh, rimandare tutto il discorso delle elezioni anche in Ucraina proprio perché diciamo eh, le, le cose non, vanno male, ecco insomma per, per il blocco occidentale, per l'occidente Globale vanno male, quindi i suoi uomini, i suoi riferimenti diciamo, sono deboli dal punto di vista del consenso elettorale e nel frattempo è successo, sono state le elezioni che erano tra quelle che mi interessavano di più perché io ho maturato una certa nofobia del Pakistan che è un paese che anzi ha, sono stato solo due volte di passaggio ma amo proprio, cioè, mi gargo le Banda ci ha diritto, e... però insomma ho molta paura ecco, di quello che può succedere in Pakistan, perché è un paese appunto completamente destabilizzato da queste cose qua e che ha le testate nucleari, iperinfiltrato da qualsiasi tipo di, di deviazione possibile e immaginabile con le testate nucleari, quindi è, è molto preoccupante, molto strategico in quell'area lì, perché ricordiamo che è il primo recettore di eh, investimenti da parte della città Nell'ambito della Belt and Road, in assoluto, il pezzo più grosso in assoluto, il singolo. Eh, pezzettassellino più grosso in assoluto della Belt and Road, è proprio il China-Pakistan Economic Corridor e quindi lì c'è una partita enorme. E, e la cosa che è successa è che, nonostante abbiano vietato, al, abbiano arrestato anche lì, come Samaki sal, eh, diciamo, l'oppositore, quello diciamo, che non è tanto più o meno cinese, è più sovranista, in qualche modo. No? È più in linea con uno sviluppo di carattere multipolare, diciamo, delle de, de, de relazioni internazionali. L'hanno arrestato. E poi hanno completamente vietato al suo partito di presentarsi col suo simbolo. In un paese dove c'è un tasso di analfabetismo molto elevato, il simbolo diciamo, è, è lo strumento di marketing per eccellenza, in qualche modo. Nonostante questo, Imran Khan gli ha fatto un culo alle urne che fa paura. E quindi ora c'è una sorta di mezza guerra civile strisciante. In Pakistan, un pochino ne hanno parlato ieri eh, il nostro Gabriele Germani e, e Alessandro. Bartoloni con eh, come si chiama lui Perra insomma con un altro che, che no, non aveva posizioni identiche alle nostre però insomma è un approfondimento che vi consiglio eh, di vedere e, e niente quindi questo ciclo elettorale eh, praticamente eh, per ora non sta andando eh, molto bene all'Occidente collettivo, l'Occidente collettivo che per tutelare i suoi interessi è costretto a ricorrere proprio alla manipolazione più eh, plateale e spregiudicata, ciao Axel, eh, del, eh, delle elezioni, perché appunto diciamo... Come abbiamo detto con un post, il risultato di Cannes, al di là di, di quello che, che, che poi succederà e la necessità di rinviare le elezioni in Senegal, proprio manifestano in maniera plastica che il grosso, ma la stragrande maggioranza della popolazione del sud globale ormai ha chiarissimo. Diciamo qual è, quali sono quelli che possano garantire la pace e lo sviluppo, che sono proprio l'opposto di quello che dice Tanino, che è, in senso, insomma, cioè, di sicuro non è un rappresentante delle masse popolari del sud globale, ecco, volevo dire questo. E appunto è eh, un po' il contrario, dice Domenico Gallo sul, sul fatto quotidiano. C'è un'introduzione che, che ricorda la eh, pagina pa, 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 13, direi, sì. E, ma, macartismo come era stato negli Stati Uniti, poi fa, un, una, illustra la, 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 la risoluzione approvata dalla, uh, non so se dal, Parlamento, dal Parlamento europeo o dalla Commissione europea, l'8 febbraio del 2024, che è appunto un invito a lottare contro le quinte colonne russe e dice, dunque è a, è a rafforzare la cooperazione con la Nato e chiude dicendo dunque eh, le cosiddette attività anti-americane che ossessionavano il senatore McCarthy ritornano in salsa europea e spingono a dichiarare che l'ingerenza russa attraverso le quinte colonne europee non deve restare impunita la risoluzione infine sottolinea il ruolo chiave del giornalismo investigativo nel rivelare i tentativi di ingerenza straniera e attività occulte, evidentemente apprezzando quei giornali che anche in Italia hanno costruito le liste di proscrizione dei presunti Futiniani, mentre si dimentica di Julian Assange che rischia di accire per tutta la vita nelle carceri americane. E poi chiude: dice: Si dice che le tragedie storiche, quando si ripetono, si trasformano in farsa. Anche in questo caso il maccartismo in salsa europea ha il sapore di una farsa, soprattutto perché in Europa la caccia alle streghe è un po' più difficile da attuare a causa dei vincoli, oh sì, de, sì, dei vincoli fastidiosi del diritto. Tuttavia, la farsa può trasformarsi in tragedia, poiché la delegittimazione politica di ogni pensiero critico può favorire l'avverarsi della profezia nera della guerra inevitabile con la Russia, rilanciata da ultimo dall'ammiraglio olandese Rob Bauer, presidente del comitato militare NATO. Il 18 gennaio Bauer ha dichiarato: Vivere in pace non è un dato di fatto. Per questo ci stiamo preparando per un conflitto con la Russia che potrebbe scoppiare entro i prossimi vent'anni. Dobbiamo evitare che la previsione dell'ammiraglio Bauer diventi una profezia che si autoavvera. Durante le fasi più acute della Guerra Fredda, nessun leader politico o militare si era mai azzardato a dichiarare inevitabile la guerra totale con l'URSS, che infatti è stata evitata. Forse sarebbe il caso di rassegnarsi un po' di meno alla guerra e prepararsi alla pace, valorizzando il naturale istinto di sopravvivenza del genere umano, cosa senz'altro giusta. Dopodiché, in realtà, nella Guerra Fredda degli anni eh, insomma, 40, fine anni 40, inizio anni 50, specialmente quando era vivo Stalin, non è che da una parte e da quell'altra. Questa questione de della guerra mondiale fosse proprio così esclusa a cuor leggero. Anzi, Stalin, da una parte, diceva che siccome di là c'era il capitalismo, e il capitalismo è guerra e quindi la guerra prima o poi ci sarebbe stata, e da di là c'era non McCarty, ma MacArthur che invitava allegramente a buttare la bomba atomica sulla Cina prima che le cose peggiorassero, i rapporti di forza si diversificassero troppo. Quindi, è giusto quello che dice Gallo, è giusto che l'opinione pubblica rimanga allerta sui temi della pace e della guerra però non è che eh, 60-70 anni fa la cosa fosse molto idillica due segnalazioni per concludere rimanendo all'estero è, è, è a suo modo divertente se non fosse tragico l'articolo di Krugman sulla stampa che, che, che comincia a pagina, in prima pagina e poi continua a pagina 7 il cui succo è dice non è vero che Biden è rincoglionito perché io ci ho parlato e vi giuro che eh, oltre a essere lucido è anche spiritoso Mentre il rincognito, vero, è Trump, perché fa dei discorsi che mi ricordano quelli che facevi il mio babbo eh, quando gli fu diagnosticato l'Alzheimer. Ora io eh, no, leggetelo, qui non c'è tempo, però vi giuro che è questo il corpo, la, la questione dell'articolo. E al di là diciamo, dell'argomentazione, lascia il tempo che trova qui, perché già fare le, evidentemente, fare, basare le elezioni sul meno peggio... Era già a fine orizzonti di socialismo e quindi le elezioni devono essere basate su chi è meno rincoglionito, <ride> bisogna votare il meno, meno rincoglionito perché già votare il meno peggio potrebbe aprire orizzonti di liberazione umana. Quindi non sia mai. Le elezioni devono essere fra uno rincoglionito e uno più rincoglionito, e bisogna scegliere quello che è meno rincoglionito e su che base, sul fatto che lui ci ha parlato. Mentre quell'altro gli ricorda Sofà prima di ricordargliene definitivamente. Questo è, non lo so se insegna Harvard, questo non lo so do, do dove cazzo l'hanno pescato, però quando si parla del, del rino dell'America. Questo è, e va bene, mentre una cosa un po' più seria, segnalazione culturale, sempre sul Corriere della Sera, mi fare a pagina 36, perché è l'anniversario. Oh, ho Testè ha preso il, il patto di Palazzo Giustiniano quello che fece la, la, per la riforma del, del, del concordato che fece Raxi. Eccolo qui. Sì, a pagina 36 del Corriere della Sera. 40 anni fa l'accordo di Villa Madama prevalse la scelta di un testo quadro per fissare i punti essenziali Margiotta Broglio, l'esito del referendum preparò la revisione del patto del 1929. Un'intervista a Margiotta Broglio che tra l'altro insegnavo che a Firenze alla Cesare Alfieri i rapporti fra Stato e Chiesa e, e era all'epoca molto vicino a Grazzi in quanto socialista e quindi in quanto... Sa che è buttato tutto. Mi, piace, mi piace quando gli vengano l'ictus come a Biden. No, no? E pensavo di essermi scollegato. E in quanto mediatore, appunto, viene, viene intervistato su questa cosa è significativa. Ma Giotto Giotta è una persona molto simpatica. Mi ricordo uh, un aneddoto personale: si presentò un libro che avevo tratto, da, da, un libro mio che avevo tratto, dalla tesi di dottorato. E, e Lui si addormentò e, questo vabbè, è, è normale, mi sarei addormentato anch'io. Però russava, ma in maniera eh, imponente proprio. Cioè, la, la sala era sovrastata da, da maggior tabroglio che russava. E poi, oltretutto, mi sa che a un certo punto, quando si svegliò, fece anche una domanda a caso. Non so se l'aveva segnata oppure per dare dimostrazione di presenza. però uno era simpaticissimo. E, 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 e in materia è, è un'autorità indiscussa in Italia di rapporti tra Stato e Chiesa. E lì, soprattutto, c'era Fu uno degli artefici, no? E quindi è una data da, da, da ricordare assolutamente. Ricordiamo sempre che noi siamo molto tristi del fatto di non avere nessun vaticanista tra noi e di non poter coprire queste cose qua con dovizia di particolari. Ma prima o poi ci arriveremo. Quindi, se c'è qualcuno che ci ascolta, che conosce un vaticanista, che vuole diventare un ottoliner, ce lo presenti perché siamo sforniti eh, d'altronde è una setta quella degli vaticanisti diciamo abbastanza ristretta e ovviamente non, 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 non frequenta i nostri lidi in qualche modo però in realtà a noi piacerebbe e giungiamo così al termine ringraziamo tantissimo Tommaso Nencione che ci ha regalato diverse perle notevoli stamattina e eh, noi ci rivediamo eh, domenica cera eh, alla bolla con Francesco Dallaglio e, e forse qualcun altro che ancora non abbiamo selezionato dal nostro ricco pianiere di opinionisti. E se eh, Chi? Giordana, lui che... che è, ah, è, 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 Solo che no, però è in Asia, ecco, è che ore è? Lui alle ah. 9 sulle sono le 3 di mattina. Eh. Ora comunque li scrivo, sì, lui, lui era. Se sì, eravamo rimasti che ci, ci saremmo aggiornati, e. Dopodiché basta. Vedetevi stasera alle sei e mezzo uh, l'intervista al Volpi che è, è Ganza, e domattina tornano i Global South Tour Days di uh, Ottolina TV con l'intervista integrale più o meno a Ben Norton di cui vi abbiamo dato un piccolo anticipo ier l'altro e che comunque potete vedere già in lingua originale sul canale inglese al, al quale vi invito tutti anche se non lo seguite di iscrivervi perché va un po' eh, gli va data un po' di botta iniziale perché ovviamente diciamo eh, partiamo da zero e se no ci vogliono dieci anni prima di raggiungere numeri eh, decenti ricordiamo il progetto di, del canale inglese è abbastanza indispensabile se vogliamo, non tanto perché ce ne frega qualcosa, un cazzo di fare il canale in inglese, ma per avere un po' di risorse per portare gli inglesi, gli, inglesi, gli angloparlanti, quindi il resto del mondo, su Tolina TV, perché è una cosa che è molto dispendiosa e quindi diciamo. Con uh, i soli numeri che facciamo in Italia economicamente non è sostenibile fare le interviste internazionali, doppiarle e farvele vedere. Quindi diciamo sostenete il canale per potenziare il progetto uh, italiano. Eh, eh, con questo vi saluto e vi ringrazio. Grazie mille, Tommaso. Con Tommaso ci vediamo venerdì prossimo. Un bacio a tutti, buon weekend. Dai.